Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'argomento della scelta intertemporale. Bene, prima di iniziare, chiaramente facciamo una panoramica generale dell'argomento. Ci troviamo sempre nella teoria del consumatore e sempre a parlare della scelta ottima del consumatore. Questa volta però cambiano delle condizioni. Anzitutto non ci saranno più due beni ma un solo bene, detto bene composito o comunque bene di consumo generale, e poi abbiamo due tempi, quindi il consumatore potrà scegliere quanto consumare nel primo e quanto consumare nel secondo, ed è proprio qui che nascono le differenze con la scelta ottima di consumo che abbiamo trattato fino ad oggi. Cosa possono comportare questa moltitudine di tempi di consumo? Ovviamente possono comportare il fatto che il consumatore non debba spendere tutto il suo reddito in un unico momento, ma possa conservare del reddito per poi investirlo in un secondo periodo. Viceversa, possa anticipare del reddito ad oggi per poi restituirlo nei tempi futuri. Andiamo a prendere quindi un esercizio.